Buongiorno, ce l'abbiamo quasi fatta, siamo allo stand Ghostbusters Italia di Lucca, dove abbiamo tutte le novità della Hasbro. Eccole qui. Poi abbiamo un po' di roll up che appunto presentano l'uscita del libro, che sarà presentato appunto il 31 ottobre, domenica pomeriggio alle 15:30 se non erro, qua a Villa Bottini, a Lucca Comics and Games. Poi, beh, qui c'è il nostro totem. Ghostbusters Afterlife. Qui potete vedere il cadavere dello Stay Puft, che adesso ci accingeremo a gonfiare, un pallone gonfiato. Bene. Lì dietro, come abbiamo detto, qua ci sarà la Ecto da domani. Da domani ci sarà la Ecto 1. Amy è andato a recuperare dell'acqua, Lara è andata a farsi un giro allo stand dei Funko, io sono allo stand che stiamo con Amy, stiamo cercando di finire di tirare su sto Stay Puft. La giornata sta per iniziare, non so di preciso che ore sia. Ah no! Si è abbattuto quello, adesso lo fisso in qualche modo. Vedete, quello invece è stato fissato. Vedi che si muove, barcolla ma non molla. Bene, allora fisso questo affare qui, ci vediamo dopo. Da Lucca Comics per adesso è tutto, la fiera deve ancora cominciare ufficialmente. Vi ricordo giusto gli appuntamenti che avremo domenica, perché ho dimenticato di dire una cosa molto importante. Il 31 ci sarà alle 21, mi sembra, di sera, quindi domenica sera 31 ottobre, la proiezione di Ghostbusters Afterlife. Sì, sì. Avete capito bene, c'è la proiezione di Ghostbusters Afterlife. Esatto, esatto. Quindi come dicevo ieri, domenica sarà una mega giornatona per i fan di Ghostbusters, perché c'è, allora, Ghostbusters Afterlife alla sera, Ria la Ghostbusters Tale al pomeriggio, la presentazione del libro di Violet Remis, insomma ci sarà tante cose. Poi il giorno prima invece ci sarà la proiezione del nostro fanfilm Ghostbusters Italia Pronti a Credere. È arrivato Amy. Ciao. Sì, l'abbiamo già battuto lì. Dov'è? Dov'è? Eccolo lì, è dietro di noi. No. Bene, da Lucca Comics è tutto. Ci vediamo dopo. Ciao!